ringrazio Clelia Regazzoni per essere venuto qui a Malta per la prima volta, personaggio sicuramente molto sensibile ai vari problemi sociali e per il quale io propongo un applauso veramente. Grande personaggio che lavora attivamente per vari problemi e che purtroppo lui conosce meglio di noi. Ringraziamo anche l'autorità che ci ha appena lasciato e tutti voi che con questo caldo e con i vostri impegni siete qui presenti. Adesso voglio un attimino così spiegare come io sono arrivato per la prima volta a Malta e non in questa occasione, bensì in un'occasione che in pratica va indietro nel tempo di circa un mese. Questo è avvenuto grazie al dottor Andrews, presidente del Touring Club di Malta, il quale, avendo avuto notizia di questo infodrive, ha voluto approfondirne la conoscenza sino a convincermi a venire qui a Malta circa un mese e qualcosa fa per valutare le possibilità reali del sistema e quindi adottarlo per la sicurezza dei cittadini maltesi. Dopo questa verifica che abbiamo fatto insieme, valutando la viabilità stradale, valutando il sistema di guida e il traffico che è abbastanza vivace qui a Malta, anche qui purtroppo i problemi esistono e sono raggiungibili gli obiettivi che ci siamo prefissi con l'Infodrive System. Malta per noi come società rappresenta in pratica una zona, una repubblica test che possiamo dimostrare a livello mondiale per la prima volta che questa repubblica può attraverso l'Infodrive System abbattere notevolmente o meglio drasticamente le collisioni e con tutto quello che ne derivano. Di conseguenza daremo la priorità ai cittadini maltesi di poter impiegare in un breve tempo questo sistema. Adesso vi vorrei parlare, così forse non tutti noi riflettiamo, come avvengono gli incidenti e perché avvengono. Certamente ogni nazione ha un sistema diverso di guida, i problemi comunque sono comuni per tutti. E se consideriamo che normalmente la prima collisione non è mai gravissima, è chiaro che la conseguenza della prima collisione in pratica è poi quello che rappresentano i danni fisici, economici e purtroppo la mortalità. In Europa questa mortalità è, dalle statistiche rappresentano circa 50.000 morti e per 1.700.000 di feriti più o meno gravi, purtroppo molte persone non saranno più riabilitate a una vita normale. Questo problema molte famiglie lo vivono, lo soffrono, certamente non il 100%, però nessuno è escluso. Tutti siamo un po' responsabili delle nostre azioni e quello che capita agli altri può anche dipendere da noi. Il problema da risolvere in pratica è molto semplice, con un attimo di riflessione, e sarebbe creare situazioni di prevenzione il più possibile e qualora avviene questa prima collisione, questo primo sbarramento di questo flusso di velocità, darne un'informazione istantanea. Nessuno di noi è in grado di farlo in tempo reale. Oggi, grazie alla radiofrequenza e a alcuni sistemi di sensori, noi possiamo dare informazioni in tempo reale. Quindi la soluzione è basata su questi due punti: prevenzione, informazione istantanea, uguale a sicurezza attiva, quindi lavorare alle radici del problema prima
prima che ancora questo problema possa avvenire. Quindi sicurezza attiva uguale informazione istantanea, quello che purtroppo è di vitale importanza, quindi lavoriamo per raggiungere una distanza di sicurezza e quei famosi 2, 3, 4, 5 secondi di tempo utile che sono in grado a risolvere mille problemi. Io a questo punto direi di dare uno sguardo a un piccolo filmato che abbiamo preparato e dopodiché l'ingegner Pugnotti vi dimostrerà esattamente con alcuni esempi che andremo a vedere e praticamente come può l'InfoDrive risolvere il problema. Di conseguenza io darei la possibilità di fare partire questo filmato. Vi ringrazio ancora tutti quanti per la vostra cortese attenzione a questo problema e ci auguriamo che Malta possa effettivamente essere dimostrato l'efficacia del sistema con l'abbattimento delle collisioni.